Buongiorno. Lo spoglio finale dei risultati elettorali in Turchia ha avuto un esito un po' diverso da quello che i sondaggi di queste ultime settimane avevano previsto. Erdogan è rimasto saldamente il primo dei contendenti, pur non avendo ottenuto la maggioranza assoluta, sia pure per poco, perché ha registrato il 49,30% dei voti. Questo significa che dovrà andare allo spoglio del secondo turno che avrà luogo il 28 di maggio. Kemal Kılıçdaroğlu, il suo sfidante principale, si è fermato al 45% e intorno al 5,20% si è piazzato Sinan Oğan, che è un nazionalista che ha rotto con il partito del Movimento Nazionale alleato di Erdogan e si è presentato per conto proprio, un po' come il terzo incomodo. Però ha registrato un certo successo personale, soprattutto per essere in questo momento l'ago della bilancia al secondo turno. Che cosa succederà in queste 2 settimane che ci separano dal ballottaggio di domenica 28 maggio? Beh, naturalmente la propaganda elettorale continuerà in maniera pressante, soprattutto da parte di Erdogan, che dispone di gran parte dei mezzi di informazione, delle reti televisive, della stampa, ma naturalmente anche l'opposizione farà la sua parte, un'opposizione che però registra un insuccesso molto netto sul piano delle elezioni parlamentari che si sono svolte in contemporanea a quelle presidenziali, perché la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento è andata alla coalizione di Erdogan, vale a dire al partito di Erdogan più il partito del Movimento Nazionale di Devlet Bahçeli. Disponendo di una maggioranza di circa 320-321 seggi su 600, ebbene, questi controllano il Parlamento. Vi sarà presente poi in Parlamento anche una componente del partito di ispirazione curda, che ora si chiama Yeşil Sol, cioè la sinistra verde, che avrà 66 parlamentari, mentre la coalizione di Kılıçdaroğlu, che va dal centro-sinistra al centro-destra, comprenderà circa 213, 212, 214, ancora non si sa, parlamentari. Da notare che il partito di ispirazione curda, Yeşil Sol, che si è presentato in proprio alle elezioni parlamentari, ha però sostenuto Kemal Kılıçdaroğlu nelle elezioni presidenziali. Ed infatti, per la prima volta, la mappa della Turchia elettorale è stata in qualche modo ridisegnata, nel senso che oltre alle tradizionali province della costa Egea e della costa mediterranea, che sono andate a Kemal Kılıçdaroğlu, anche il sud-est della Turchia, con percentuali molto consistenti, sono passate a Kemal Kılıçdaroğlu. Questo è l'effetto del voto curdo, voto anti-Erdogan e quindi a favore di Kılıçdaroğlu. Avremo 2 settimane intense in Turchia, difficile naturalmente, o meglio addirittura non fare previsioni, ma insomma, la mia impressione è che Erdogan potrebbe farcela anche questa volta. Direi che certamente è il candidato più probabile alla vittoria il 28 di maggio. Vedremo, staremo a vedere poi anche chi Erdogan sarà. Non cambierà, l'uomo è sempre stato quello. E quindi sappiamo che cosa aspettarci. Naturalmente potrà essere più accondiscendente da certi punti di vista, tipo far entrare la Svezia nella NATO in cambio di qualche altro gesto, eccetera. Però quelli che sono principi fondamentali della
di politica estera, cioè un'equidistanza con la Russia dettata da uno stato di necessità, non certo di simpatia, una diffidenza verso gli Stati Uniti, certa continua diffidenza verso l'Unione Europea a causa dell'atteggiamento che l'Unione Europea ha avuto fin dall'inizio, sbagliando, secondo me, nel negoziato di adesione della Turchia all'Unione Europea, beh, tutto questo continueranno. Sappiamo cosa ci attende con Erdogan. Kılıçdaroğlu certamente sul piano interno ha una politica ben diversa da quella di Erdogan, mentre sul piano della politica internazionale è molto meno diversa di quanto gli osservatori occidentali stanno dicendo, perché anche Kılıçdaroğlu è una persona che punta